siamo. Come è avvenuto questo incontro? A Ceramare ho cresciuto. Ah, bravo, Ceramare. In qualche festa? No, ci siamo conosciuti. Io abitavo a Ceramare da mia zia e il suo cognato, che si chiama Pinuccio, che si sono c'è lo sposo, che mi ci ha fatto presentare. Mi ha fatto presentare lui. Ah, ecco, allora è stata un'occasione. Ecco, per quell'occasione voi vi siete incontrati. Ho visto sopra la strada. Come è esploso questo amore? Non lo so. Cos'è? Ho conosciuto, come stava andando a mio cognato. Ho visto lei che stava andando alla casa della zia. E ho visto le prime volte, le quarte volte. Andare e ho visto. Allora, l'hai visto parecchie volte. Questa era la coppia dei... di due sposini baresi, un video che abbiamo trovato sul web, e con questo vi abbiamo dato il buongiorno di questa mattina. Buongiorno a tutti. Allora, Domenico Mantuano, Emanuele Palena, buongiorno, benvenuti all'Edicola del Gargano. Oggi è domenica, sposatevi, che vi dovete essere sposati, attenzione. Il matrimonio ideale, quindi sposatevi perché conviene. Voi che potete sposatevi, voi che avete i soldi, sposatevi. Quindi vi abbiamo dato il nostro consiglio. Allora, iniziamo la nostra rassegna stampa semiseria. Oggi è domenica e abbiamo tutti gli inserti culturali. La domenica è culturale. Culturale. Iniziamo dalla Repubblica. Eccoci qua, la crociera della morte, 41 dispersi. Stamattina siamo arrivati a 38, quindi 38 dispersi. Tre persone ritrovate. Due voci nella notte, veniteci a salvare, arrestato il capitano della Concordia, ha sbagliato, poi è fuggito. Buongiorno Pasquale. Buongiorno Matteo, eri nascosto. Buongiorno. Stamattina? Stamattina da fare Matteo Pellegrino, ci sono i bimbi la domenica mattina. C'hai un regalo per noi. Avete invitato a sposare. Sì, tu che ne pensi? Se non sposate dovete fare la maglia, la causa. Bravo, quindi lana, mettetevi con i ferri e vi fate la vostra magliettina. Alle mani. Braccialetti d'argento. C'è il nostro vice sindaco, vieni qua, venici a trovare. Buongiorno, Michele Ferosi, è il vice sindaco di Monte Sant'Angelo. Michele, come stai? Tutto bene? Bene, che si fa? Michele, PDL, hai comprato il Fatto Quotidiano? Vediamo, che hai comprato? L'Espresso? Manifesto? E l'Unità, bravissimo. Liberazione, purtroppo non lo fanno più perché i nostri politici tagliano i fondi alle... come si chiamano? All'editoria, e quindi molti giornali chiudono. È il tuo governo che taglia, lo sai? Sì, il mio governo Monti. Il governo che voglio tanto bene, che spero resti in carica per un altro anno. Il governo Monti sta tagliando, non è vero, perché ha tagliato il governo precedente e Monti sta vedendo dove mettere le manine. Infatti, la Repubblica l'abbiamo vista. Infatti, andiamo subito. Questa è la lettura, l'inserto del Corriere della sera, l'inserto culturale, leggetelo perché è molto molto interessante. Il Corriere della Sera apre anche lui sulla notizia della trappola mortale nella nave dei sogni. Mancano all'appello decine di membri dell'equipaggio e passeggeri, recuperati 3 corpi. Il comandante arrestato per omicidio colposo si difende, sulla carta lo scoglio non c'era. Mannaggia, è nato ieri. L'hanno fatto ieri con lo scoglio. Ah, lo scoglio, sì. Era solo 4 la miglia. Gazzetta di Capitanato. No, vediamo, sì, bravi. Il Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, che ha anche lui un bel inserto culturale. Dentro c'è l'inserto culturale. Merkel avanti con il patto fiscale. Il Sole 24 Ore. Domenico, ci fai vedere l'inserto culturale, che è la domenica. Che è bellissimo. E se il tempo non esistesse, l'idea vertiginosa è apparsa per la prima volta nel 1967, quando il fisico americano DeWitt riuscì a descrivere le proprietà quantistiche dello spazio facendo a meno della variabile tempo. Bellissimo l'inserto culturale. Andiamo avanti. Provati. Vai. C'è qualcuno che mi dice quale giornale devo riprendere? Andiamo a Michele. Michele, allora. Matteo, tu Matteo, invece di fare. A me veniva da ridere ieri, cioè da ridere, insomma, è drammatica il fatto della crociera, la nave della crociera. Però, siccome si dice che tutto colpo l'amministrazione Ciliberti, pensavo che anche questo fatto
fosse colpa dell'amministrazione. Non è colpa vostra? Quindi, no, mi ha iniziato a porre i problemi. In realtà cercavo di capire se c'entrasse qualcosa con noi. Poi guarda, la colpa te la trovo poi... io. Sono ti preoccupare, mi sono tranquillo. Michele, se stai altri 5 minuti qua, ti troviamo tutto. Eravamo un po' distanti dalla Puglia alla Toscana. Allora. Senti, che si dice in amministrazione? Tutto a posto? Tutto a posto. Il sindaco si vuole ricandidare? Tu ti vuoi candidare sindaco? Io? Che diciamo ai nostri telespettatori? Devo prima decidere se candidarmi a casa come ospite o come parte integrante. Anche tu, tu comandi a casa tua. Mia moglie farà le primarie tra poco e quindi dovremmo decidere ancora questo. Poi dopo le primarie di casa deciderò il resto. Quindi è ufficiale, a destra si fanno le primarie? No. A casa mia? No. Ah, lo statuto non prevede le primarie. Lo scaduto a destra non lo no, però... fa meglio, non lo so. Manuele, tu che studi giurisprudenza no, ci puoi illuminare. La domenica, mamma mia, che derby! Stasera c'è il derby Milan-Inter. Andatevelo a vedere. Speriamo che segna. Un bel pareggio. Speriamo che segna Milito. Io purtroppo però... sono juventino, ma deve segnare Milito perché ce l'ho al fantacalcio. Ma ce l'ho al fantacalcio Milito. Qua segna per forza. Deve segnare. Un bel pareggio. Un bel pareggio, andiamo. Oddio, senza di te siamo persi. Vi ricordiamo, vi ricordiamo. Come le sa sfogliare? Come sai sfogliare? Le sa sfogliare. Vi ricordiamo come che oggi al campo sportivo di Monte Sant'Angelo c'è il derby. Il derby, diciamo, lo scontro al vertice. Primo e secondo, sì, sono tutti e due primi in classifica. Arriva il Rocchetta Sant'Antonio. Speriamo in bocca al lupo ai ragazzi del Monte Sant'Angelo Calcio. Questa è la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con, come sul Titanic, 3 morti e 41 dispersi, comandante in cella. Fisco, Roma, chic sotto sopra, Vendola, Monti, debole, ora richiami Trenitalia. L'editoriale del direttore Giuseppe De Tomaso, la Lega si lega, c'era una volta l'infallibile caro leader. Devo dirti una cosa su Trenitalia, no? Trenitalia, una cosa seria. Ha cambiato, adesso che era fatto le fasce... Ah, i treni, sì, sì, certo. La terza classe non mandare nel bar... Sì, adesso hanno modificato le cose che vero. È chi comanda Trenitalia e chi ha fatto il buco in Alitalia, quindi questa era la cosa seria. Ma sì. Adesso sta facendo il buco. Va bene. Speriamo un buco glielo fanno anche a lui. Va bene, non ci sono. Non ci sono casi di infiltrazione mafiosa in città, dice il procuratore Vincenzo Russo, che in questi giorni sta veramente dicendo di tutti i colori, ne ha per tutti. Centro chiuso alle auto anche per la partita. Siamo a Foggia. Che c'è più? Andiamo dentro. Beni culturali abbandonati. Ora c'è anche la Dolorata. Che è addolorata per l'abbandono. Che è addolorata per l'abbandono. Andiamo alle pagine del Gargano. Questa è l'intervista al procuratore Russo. Andiamo avanti. Michele, nel frattempo diciamo che stanno arrivando i fondi per l'abbazia di Pulsano, almeno una buona notizia. Beh, quella sì che è una buona notizia. La provincia ha stanziato anche dei fondi per la strada, quindi si dovrebbe questo mettere a posto 500.000 euro dalla provincia. Si vede così che si potrà fare meglio il footing lungo la strada durante il periodo estivo. Dato che io sono un assiduo frequentatore di quei posti il pomeriggio, la notte li ho abbandonati da tempo quei posti. Non è più per te, Michele. Allora, non diciamo scongerie perché ci seguono in tanti. La sera non c'è luce, quindi non c'è il sindaco Riccardo. Ragazzi, io metterei dei cestini. Il sindaco Riccardo. È la quarta volta, no, lo voglio dire, la quarta volta da pulire quella strada. È vero. Mettiamolo dei cestini. Io avevo questi cestini, li possiamo meglio. Pur non essendo assessore all'ambiente, avevo coniato un motto. Era una campagna pubblicitaria. Avevo detto di mettere dei cartelli con dei cestini scritto: amate l'ambiente come vi amate, così la persona può darsi che capiva il senso del fatto che dopo perché non è stato fatto? L'ho sollecitato più volte, no. Però sono quelle cose dove un po' con la ditta siamo stati dietro, un po' altre cose, però è un'idea da riprendere. Dai, riprendiamola perché è necessaria. Sarà messa in sicurezza la 55. Ah, ecco, è vero, sarà messa in sicurezza la 55, ma a Chiamonte sono sempre fondi provinciali per scongiurare questi sono regionali che gestiva la provincia. Diciamo la provincia è iniziata la campagna elettorale, sì, ragazzi, qua non si scherza. Si vede Michele che è iniziata la campagna elettorale. Scusa, il vice sindaco che ci dice sulla funivia? Sulla funivia? Ci sono io che la facciamo o non la facciamo? Noi abbiamo proposto la funivia. La vorrei fare dal Galluccio al centro. Vedi che alla fine si farà al centro della città.
Senti, noi abbiamo proposto anche la stazione al Galluccio. Così il treno da Manfredonia, da Manfredonia arriva direttamente a Monte Sant'Anna. Il treno si può fare, secondo me. Pensateci, Michele. Allora, tassa di soggiorno al 4 per mille per incassare circa 700.000 euro. Andiamo avanti. Lucera, illuminazione carente, coro di proteste. Nei, non mi fa leggere, Matteo ha deciso che no, non c'è niente. Siamo nella BAT qui, quindi il Corriere l'abbiamo visto? Corriere del Mezzogiorno? No, non l'abbiamo visto, non l'abbiamo visto. Acqua e treni a fondo di vendola, giù le tariffe idriche per le fasce più deboli della popolazione. Che c'è più sulla scialuppa con 150 persone, il racconto dell'ufficiale pugliese. Ci sono anche pugliesi sulla nave. Trappole che il meridione deve evitare è l'editoriale di Giuseppe Galasso. Andatevi a leggere i giornali. Oggi abbiamo cambiato. Il Diario Montanaro, se vuoi. Il Diario Montanaro, oggi che c'ha? Ah, c'è il bel servizio che di Valentina Cirvoli, aria nuova nella villa comunale di Monte Sant'Angelo. La campagna elettorale. Finalmente Monte Sant'Angelo è il secondo distributore di benzina, meno male. Non c'è più e poi c'è la nostra rassegna. C'è la nostra rassegna. L'anno aspettandomi di terra. Beh, può essere anche che la pop sono sempre quelli. Oggi, domenica, al posto quarto, con il ritorno dei pastori, la transumanza nel parco del Gargano. Continua aspettandomi di terra nel parco del Gargano. Siamo felici. Sulla villa comunale avete il bando. È stato fatto il concorso di idee. Dove sta? Stanno vedendo i progetti e la commissione è così presa che sta ritardando il giudizio finale. Bene, però nel frattempo noi abbiamo fatto il lavoro, diciamo, mettiamo le mani avanti. È stato fatto qualcosina per dare più dignità ai giovanotti che la sera e il pomeriggio stanno lì. Però ottimo. Era giusto farlo. 3 mesi prima che si può. Ragazzi, la campagna elettorale, cioè, questi non hanno capito niente, mica. La campagna elettorale è casuale che è 3 mesi. È molto casuale. Puramente casuale. Abbiamo fatto in modo così chi arriva dopo c'ha i beni già sistemati, quindi può star tranquillo. Ah, ieri vedevamo il centro di aggregazione giovanile. Che si dice noi niente. Non siamo più giovani. Noi i giovani sono finiti al mondo nel frattempo. Adesso hanno aperto quello del gestito, diciamo, dalla curia. Sì, la locale, chiesa, il santuario di San Michele Arcangelo si sta organizzando. Anche se bisogna capire come funzionerà, come non funzionerà, perché di fatto non ancora se c'è funzionerà. L'idea. No, ma credo che funzionerà, perché no, ma dove c'è la chiesa? Quando gestito la chiesa funziona. Però diciamo, il titolo potrebbe essere: in assenza della politica la chiesa si organizza, diciamo. Sì, è un po' sicuro che presentano il candidato sindaco quelli della chiesa. Ma magari quello di Comunione Liberazione. Un candidato. Lo cerchiamo tutto. Bene. Oggi oggi non è senza mano, no, oggi senza mano, no, oggi niente senza mano. Ringraziamo il nostro vice sindaco Michele, grazie per essere venuto a trovarci. La geniale idea soprattutto che avete ultimamente intrapreso. Bene, siamo contenti. Serve sempre. Che ti piace? Stimolare le persone. Stimoliamo. Noi facciamo questa rubrica. Si farebbe ancora meglio. Diciamolo che facciamo questa rubrica perché a 3 mesi dalla lezione così. Si capisce niente stamattina. vogliamo invogliare la gente a leggere, perché crediamo che un cittadino informato è un cittadino consapevole. Bene, con questa massima vi lasciamo. Questi sono i libri, venitele a comprare. Quello rosa, questo. No! Venite a comprare i libri e leggete, perché la cultura fa sempre bene. Vi diciamo grazie, vi salutiamo tutti, vi diamo appuntamento a domani, fate buona domenica, ciao a tutti, ciao, ciao, buon pranzo. Ciao.